Sapete perché manca? Perché nessuno nella storia della Repubblica ha mai fatto quello che stiamo facendo adesso. E la vostra, come ho detto anche a quella giornalista di Ballarò, la vostra attenzione mediatica, giustamente, che avete su di noi, sarebbe opportuno che voi la esercitasse anche su tutti gli altri, cioè sui partiti che non fanno nulla di tutto quello che stiamo facendo noi. Perché noi abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Dove stanno i partiti che poi si permettono di fare la morale? Noi abbiamo già rifiutato tutti quanti, io sono vicepresidente della Commissione Esteri, e non so se sapete che i vicepresidenti hanno un'indennità ulteriore. 560 euro lordi, anche i segretari, che è una cosa assurda, perché se tu lavori qui dentro e già percepisci uno stipendio, perché se ti danno la vicepresidenza o la segreteria di una commissione devi percepirne uno in più? È assurdo, lo stipendio è già alto. Ma insieme a tante altre cose, noi solleviamo anche il problema su come costruire rapidamente un reddito di cittadinanza, però perché di questo voi non parlate? Ve lo chiedo con tutto rispetto, mentre invece si parla tanto della diaria che rispetto al debito pubblico, rispetto a queste questioni così, è niente, è un granello. Non parlare di diaria, abbiamo parlato anche di questo, chi lo nega? Però non solo di quello, abbiamo parlato di comunicazione, di reddito di cittadinanza. Beppe c'ha da cittadino, perché veramente non si è mai visto né sentito, e non c'è mai stata una decisione che abbiamo preso noi in cui lui ha esercitato una benché minima ingerenza. Questo ve lo dico proprio, guardatemi negli occhi, è la verità. E ci ha detto: ragazzi, io da cittadino vorrei che voi sul reddito di cittadinanza comunque spingete, lavorate ancora di più, lo so che lavorate tanto, lui lo sa.